Buon pomeriggio, siamo al Roma i Fidelity, oggi è domenica 28 novembre e siamo quasi alla conclusione della kermesse romana che torna dopo 2 anni di assenza e sono con Marcello Canè di Audio Quality, Buonasera. fondatore Deus ex machina di un'azienda, Audio Quality, che è stata più volte partner di Avvi Magazine in tantissimi eventi, di un'azienda che abbiamo visto crescere negli ultimi anni in maniera importante, perché penso agli eventi sulla videoproiezione che facevamo a San Lazzaro di Savena, dove l'azienda di Marcello, adesso insomma è un'azienda importante con una decina di dipendenti, anche forse di Sì, più, 9. 9 dipendenti, hai anche insomma, abbellito, ingrandito la showroom. Sì, abbiamo Con una rinnovato bell'area ti stai, le fai cose. sempre impianti sempre più grandi, sempre più belli, sempre più importanti. Hai portato in giro per l'Italia in un roadshow molto carino il GTZ80 di Sony, a Milano, a Roma, a Napoli, a Bologna. Ti stai dando da fare parecchio, proprio nell'home theater e anche un Sì. po' nel due canali, visto che hai dato anche spazio al due canali Sì, ultimamente. un po' c'è Paolo che segue queste cose in negozio. Queste cose, come Queste cose, questo perché settore in tu negozio. nasci invece con comunque nasci con la stereofonia, perché comunque ti sei occupato di car, Nasco come audio Caraudio, sì, il e due Caraudio era canali. stereofonia, esattamente, esatto. Quindi invece adesso però Nel sei. lontano 1994. Già, invece adesso siete più specializzati sulla domotica, sul multicanale, Progettazione delle sale cinema, importante, uno dei nostri business principali. sì. E Progettazione e realizzazione sale cinema, naturalmente. siete qui al Roma, ai Fidelity, Sì. con una saletta statica, con uno dei tuoi partner Sì, commerciali, mi perché darono una hai mano. vari partner commerciali anche qui in giro per Sì, l'Italia. bisogna un po' Eh sì, è giusto. girare un po' tutta l'Italia e appoggiarsi. In questo caso ci siamo appoggiati ad Alessandro, che dove è nata una buona collaborazione già dall'inizio Salutiamo Alessandro dell'anno. D'Agostini, Sì, ovvero HiFi D'Agostini, anche D'Agostini Lab, che è una nuova esatto, showroom molto 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 bella qui a Roma, dove avete e già fatto degli eventi insieme. abbiamo fatto l'evento del GTZ380 e un altro evento per l'Epson e il BenQ 7000 tiro corto. Quindi avete E una ne saletta. faremo altri, adesso probabilmente faremo qualcosa con JVC quando arriveranno. Certo. E insomma, appena ci sarà una novità, faremo questo road show con le novità. Comunque avete una sala, sì, statica, cosiddetta statica, con prodotti in esposizione non suonanti, però in realtà avete anche Sì, altra abbiamo roba. prestato il nostro Francesco Aliotta a Garman, che tra l'altro è proprio il nostro vicino di saletta, dove presenta Envy, il nostro super processore video, e il Darkstar 9, il mitico schermo ad alto contrasto. Schermo alto contrasto, qui in versione da 3,5 metri di base, Sì, con un proiettore 21 laser, eccetera, che di comunque anche voi Epson, sì. avete punto vendita, e poi avete, ripeto, questa saletta, però anche lì ci sono dei prodotti in funzione, soprattutto video. Sì, Avete il un televisore tascabile a 100 pollici di Sony. tascabile, che raccontiamola questa, perché ci sono stati dei sguidi, come talvolta succede. Noi siamo arrivati il venerdì pomeriggio, abbiamo curiosato tra le varie sale, tra le varie installazioni, anche per far vedere cosa c'è dietro una fiera del genere, qual è l'impegno. E tu, insomma, eri abbastanza contrariato perché ti avevano perso Le uniche due spedizioni, le cose che non abbiamo portato noi, tutte e erano due perse. perse. Una è ancora persa, Sì, che sono i il subwoofer subwoofer JL Audio JL di Audio, gamma alta. gamma alta, e Il poi piccolo c'era il TV piccolo TV portatile. Sony portatile da 100 pollici, da 160 kg. Erano riusciti non a perderlo, ma nonostante avessimo pagato una consegna tassativa per il venerdì era ancora a Milano. E allora il buon Mazzurana si è andato a noleggiare un Fabio furgone. Mazzurana, Sony Professional, anche lui compagno di Responsabile, Mirelli esatto, di numerosi commerciale di eventi di Sony, ha Sony. preso questo bel furgone, si è fatto un Milano-Roma in furgone di notte, è arrivato alle 3 di notte e sabato mattina abbiamo montato. Abbiamo montato, non con insomma, qualche difficoltà, Scaricato, insomma, è caricato. Io sono stato. arrivato alla fine, come potete vedere, giusto per mettere i piedini e tirarlo fuori dalla scatola, però tutto è andato a posto. Il TV è pazzesco, il TV, Esatto, insomma, il monitor è da un 100 monitor, pollici. esatto.
che ha anche un rapporto qualità-prezzo molto interessante, perché insomma, sì, vabbè, rispetto ai prezzi di un paio d'anni fa era impensabile, costavano 60-70 mila euro, questo ne costa 15. Sono dei prodotti anche di 98 sì. pollici che costano ancora quelle cifre lì, invece questo è un prodotto sempre 4K, 100 pollici, parliamo di local dimming, 2,20 m di base, local dimming, 4K, HDR, HDG, eccetera, eccetera, parliamo di una cifra di 15.000 euro di listino. E poi c'è anche il tiro corto che... BenQ che ci sta dando grosse soddisfazioni, stiamo vendendo tanti e direi un oggettino ottimo rapporto qualità-prezzo. Che qui vediamo con uno schermo ad alto contrasto, sì, qui, LR. Che è disponibile in kit, se non sbaglio, anche ad un prezzo interessante. E in realtà hanno fatto la promozione dal 1 ottobre fino al 15 di novembre. Okay. In questo momento l'hanno fermata, poi vediamo cosa succederà in futuro, anche perché hanno... come tutti un po' di problematiche a reperire i prodotti, non è così. Okay. E come sta andando giù? Qual è il feedback? Bene, bene, molti contatti, una buona affluenza di pubblico, non ci lamentiamo, va bene, per fortuna, cioè, ci voleva. Reduci da Milano, che anche lì è venuta tanta gente, qui altrettante persone, interessamento, sicuramente è una bella cosa. Benissimo, Marcello. Io ti ringrazio e ci vedremo prestissimo per grazie a voi. Uno dei prossimi eventi, e adesso si torna in trincea perché mica è finita la fine. Eh no, siamo... e poi bisogna smontare tutto e tornare a Bologna. Complimenti, grazie ancora Marcello. A voi, ciao.